Non è assolutamente piaciuta al comune di Pineto la scelta fatta dal sottosegretario alla regione Abruzzo Umberto D'Annunzio di non invitare l'amministrazione comunale all'incontro organizzato alla presenza di tecnici regionali in un hotel del comune costiero volta ad illustrare alla collettività l'importante piano antierosione che prevede scogliere soffolte davanti alla spiaggia di Villa Ardente da installare dall'autunno prossimo. Il comune non è stato invitato e oltretutto non è neanche la prima volta che accade questo sul territorio comunale. A rendere ancora più grave questo incontro è che si sia tenuto all'interno di una struttura privata con cittadini, operatori e la presenza anche di funzionari comunali. È ovvio che c'è qualcuno che confonde il ruolo istituzionale con il ruolo politico e soprattutto questo qualcuno che è rappresentato dal sottosegretario ha svolto anche il ruolo del sindaco, quindi bene dovrebbe conoscere quelle che sono le regole, quelle che sono, quelli che sono i modi di rapportarsi sul territorio, che lui ha sempre preteso, oltretutto, in qualità di sindaco. Oggi non appartiene evidentemente, questo modo di portare rispetto per le istituzioni, è una questione di educazione, di rispetto, ma anche di stile a questo punto. Ho fatto appello anche al Presidente Marsiglio, al Presidente del Consiglio regionale, a tutti i partiti, perché non è mai accaduto un qualcosa del genere. Per quanto riguarda il ripascimento, ma soprattutto gli interventi contro l'erosione, a che punto siamo? Ma diciamo adesso questi sono due argomenti che viaggiano un po' di pari passo, perché l'intervento importante delle infrastrutture a mare, sappiamo che il Comitato Via ha invitato attraverso le proprie commissioni a rimodulare il progetto, quindi sostanzialmente a ripresentare un progetto simile a quello che avevamo già offerto e consegnato e redatto per la Regione Abruzzo. Sul fronte invece del ripascimento sappiamo che è un lavoro che doveva essere appaltato l'estate 2021. Adesso sempre dalla stampa apprendiamo, ma ci sarebbe piaciuto insomma confrontarci, che ci sarebbero dei problemi. Speriamo di no, perché diciamo che il mese prossimo sarebbe il mese ideale per apportare questo ripascimento, che intanto è utile per affrontare la stagione estiva, così come abbiamo cercato di fare negli ultimi anni.